Visita del capo della protezione civile nei paesi terremotati delle Marche per verificare lo stato delle nuove casette. Borrelli, denunciate quello che non funziona. Sono intollerabili questi difetti, non devono esserci e mi dispiace per loro. E a chi ha danni nelle soluzioni abitative rivolge un appello. Se ci sono dei problemi hanno una garanzia di 4 anni e bisogna segnalare tutte le difficoltà. Si confronta con cittadini e sindaci, il capo dipartimento della protezione civile fa un lungo giro nelle Marche per controllare lo stato delle soluzioni abitative di emergenza. Inizia da Sarnano, dove il primo cittadino 2 giorni fa ha scelto di non consegnare le casette perché ancora non ultimate. Qui a Caldarola le avete prese le chiavi? Sì, le abbiamo prese, la mia non è abitabile perché ci sono alcuni problemi da risolvere. Non ci ho dormito, sono in albergo. Non già dormito, come va a dormire senza materasso? Controlli a Pieve Torina, Visso, poi su fino ad una frazione di Castel Sant'Angelo sul Nera, dove il sindaco ha sospeso la consegna delle casette. L'area interna le avevamo completate, c'era un problema di una caldaia, so che l'hanno risolto, ma l'area esterna non era come da progetto e quindi non dava garanzie di sicurezza. Borrelli si confronta con il presidente del consorzio Accale che ha costruito le casette. Noi siamo un'impresa di costruzione, principalmente. Sono pagati anche per pulire. Certo. Il pensiero corre ai terremotati che sono in attesa di una casetta da 16 mesi. Nelle zone terremotate la neve è arrivata abbondante, puntuale, poco prima di Natale e ha messo a nudo i difetti delle soluzioni abitative d'emergenza, con le porte che si aprono verso l'esterno, bloccate dai cumuli di neve e il riscaldamento in panne per mancanza del liquido antigelo. Doveva essere il primo Natale post-sisma sotto un tetto al caldo per molti abitanti di Amatrice, ma le casette hanno mostrato subito i limiti di strutture pensate per zone di mare, per i villaggi estivi e qui siamo in montagna a quasi 1000 metri, hanno spiegato gli abitanti di uno dei comitati civici dei paesi colpiti dal terremoto che nel 2016 a più riprese ha sconvolto il centro Italia. Quello della mancanza di riscaldamento è certamente il guaio più grosso per un'area in cui di notte la temperatura scende anche di 8 gradi sotto zero. Le caldaie montate spesso si bloccano perché il tubo che trasporta l'acqua calda si gela. Per far funzionare il sistema di ricircolo servirebbe l'antigelo fornitura non prevista dagli appalti. In sintesi nessuno ci aveva pensato. Ma c'è chi sta peggio, chi vive nei container e aspetta ancora l'assegnazione di un alloggio rifiutandosi di allontanarsi dal proprio paese. Paola ha ottenuto l'assegnazione, però qui è ancora un cantiere e così oggi non c'è nessuno. Niente Natale nella casetta? No, impossibile. Ad Amatrice, come ad Arquata del Tronto, i problemi non mancano per queste strutture denominate SAE, soluzioni abitative di emergenza. Un nome che per molti terremotati suona beffardo, considerati i tempi di realizzazione. Secondo gli ultimi dati della Protezione Civile, su 3.600 casette ordinate nelle 4 regioni colpite dal terremoto, ne sono state consegnate solo 1.650. C'è chi prova a sdrammatizzare, ma la situazione di diverse casette nelle zone terremotate fa discutere. La mia sono 3 volte che si allaga, non ne frega niente a nessuno. Vengo per pulire, era scoppiata una tubatura solo su questa fila di casette. Sono tornata per pulire e non c'era un'altra volta l'acqua, non funzionava la caldaia. Domenica mi chiamano i signori vicino che sopra era scoppiato il boiler, adesso siamo stanchi veramente. Ogni giorno capita che o si ghiaccia il boiler sopra, perché qua si arriva a -6 alla notte, e quindi la situazione è precaria. E poi hanno sbagliato anche i comignoli. È arrivata la prima neve, venivano soffocati sti comignoli, hanno dovuto rialzare. Nel frattempo sono arrivate le piogge e quindi ci sono state infiltrazioni d'acqua anche. Perché non avevano isolato bene? Perché non avevano isolato bene. In alto lo sanno, hanno detto che intervengono in modo celere, speriamo che lo facciano, altrimenti la situazione è quasi insostenibile. Quando Martin vedete solo per la città, forse poi penserete dove girando va, solo senza una meta, solo. In coppa con l'incendio, e a piedi poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti.
tutti chiederete, ma questa è una sorpresa che il segreto vi dirò. Qui c'è un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla. Però quel tale Pinco Pallo tutte quante le incendiò. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete. Alle mie spalle sono già in corso il montaggio definitivo di 12 case che rappresentano la prima fila delle quattro che sono in questo campo, il campo zero di Amatrice. E sono antisismiche, portata alla neve 300 kg, l'equivalente circa di 6 metri di neve. Selene ene, ah com'è bello stare qua. Selene ene, ah con un salto arrivo la. Selene ene, ah è un mistero e non si sa. Il peso sulla luna è la metà della metà. Selene ene, ah lascia tutte piedi qua. Selene ene, ah com'è facile ballare. Selene ene, ah è un mistero e non si sa. Il peso sulla luna è la metà della metà. Cara, ti parlo dalla luna, vieni, ti aspetto. Selene ene, ah è come bello stare qua. Selene ene, ah con un salto arrivo la. Selene ene, ah è un mistero e non si sa. Il peso sulla luna è la metà della metà. Selene ene, ah è un mistero e non si sa. Il peso sulla luna è la metà della metà. Selene ene, ah lascia tutte pieni qua. Selene ene, ah com'è facile ballare. Selene ene, ah è un mistero e non si sa. Il peso sulla luna è la metà della metà. Il peso sulla luna è la metà della metà. Il peso sulla luna è la metà della metà. Il peso sulla luna è la metà della metà. Il peso sulla luna è la metà della metà. Il peso sulla luna è la metà della metà. Il peso sulla luna è la metà della metà. Il peso sulla luna è la metà della metà.